Allora, come è nata l'idea di questa bellissima manifestazione che ha avuto tanto successo questa sera a Pianopoli? L'idea nasce intanto da una collaborazione con il sindaco di Pianopoli che ha invitato la Pramanta Arte, diciamo, a operare sul suo territorio, su Pianopoli, dopo un anno intenso di attività artistica alla Mezzia Terme. L'idea di cominciare proprio dalla festa del lavoro caratterizzandola con il tema cultura, infatti tutta la manifestazione si chiama Pianopoli, 1º maggio, lavoro e cultura, con la E accentata, quindi proprio con l'identificazione, e la voglia di ribadire il valore del lavoro come valore culturale, uno, e il valore della cultura come motore per la produzione di lavoro. E da qui quindi un omaggio alle attività umane, partendo dall'arte. Attraverso l'arte infatti noi riusciamo a leggere la realtà e solo leggendo la realtà e conoscendola possiamo relazionarci e produrre lavoro, per arrivare al teatro con un intervento del cantastorie Nino Racco. E quindi il cantastorie è come il lavoro più originario che c'è, ma allo stesso tempo più impegnativo che possa rappresentare l'attività appunto di chi si dà per comunicare. E poi appunto la musica con questa festa con le rivoltelle, che chiude la serata, le rivoltelle in concerto, che rappresentano proprio la loro stessa esperienza, un modo per testimoniare che da una passione può nascere un qualcosa di più. Noi siamo le Rivoltelle, siamo molto felici di essere questa sera a Pianopoli per il 1º maggio. Siamo qui anche per presentare il nostro disco che uscirà il 10 maggio, dal titolo Donne Italiane. Di questo titolo abbiamo realizzato ovviamente un singolo e anche un video molto bello con le immagini delle più belle, delle più importanti donne italiane che hanno fatto anche la storia di questo paese. Il singolo nasce dall'esigenza di dare un contributo tutto femminile in occasione del 150° anno dell'Unità d'Italia. Quindi ci teniamo molto affinché venga fuori l'immagine di una donna moderna, calata nel sociale e soprattutto di una donna, insomma, libera dagli stereotipi che purtroppo fanno parte di questa terra. Alla batteria Paola, ciao, buonasera. al basso Alessandra Ciao. e alla chitarra Angela. Ciao a tutti. Io, Elena, voce, violino e sax. E in questa serata faremo ovviamente i brani che fanno parte del disco che ripeto, esce il 10 maggio. Di questi brani mi tocca e anche mi fa piacere ricordare La Notte, che è un singolo di un cantante famosissimo, peraltro anche meridionale, che è Adamo, che lui stesso, ci tengo a ricordare, ci ha omaggiato con un video in cui, insomma, approvava la nostra versione, dicendo che tra tante versioni che gli erano arrivate, la nostra era sicuramente quella più incisiva. Notavo che è interessante questa commistione tra quadri e opere d'arte che raccontano la vita e un lavoro, anche il non lavoro, cioè l'immobilità rispetto alla realtà, e il cantastorie Nino Racco, che dall'altra parte fa del movimento, del parlare, la vita e racconta. Allora, queste cose come sono nate, questa bella, come dire, commistione di vari generi, di artisti molto interessanti e diversi tra loro? Beh, c'è la volontà proprio di dare un'immagine complessa di quello che è il linguaggio umano e quindi il lavoro umano. E poi c'è la volontà di voler, da un lato, attraverso l'arte, cogliere quello che è, in una mostra come Imagocrazia, la caratteristica specifica della contemporaneità, che è proprio l'immagine. E quindi coglierne i meccanismi per svelarne i segreti e per individuare, e nel lavoro dell'artista, ma è nel lavoro di chi va a fruire, no? Quindi del destinatario del messaggio, come posso esprimere? Per individuare la possibilità che solo facendo ci si può realizzare, solo facendo e mettendosi in gioco si può parlare di lavoro.
prima cosa. Questi artisti, che sono diversi tra loro, hanno in comune qualche cosa che li hanno fatto scegliere da lei per partecipare a questo evento? Sì, intanto l'esperienza personale, e quindi la capacità di saper valorizzare le proprie qualità e di saperle comunicare, e questa è la base per chi vuole rapportarsi con il mondo in tutti gli ambiti. Il secondo luogo è la contemporaneità, è la capacità di arrivare all'individuo, coglierne la sensibilità e allo stesso tempo oltrepassare, diciamo, quella singola esperienza per comunicare in senso universale, cioè, voglio dire in termini molto semplici, l'arte è arte quando è capace di produrre qualcosa, ovviamente, che coinvolge, che riguarda anche chi lo osserva, però al di là della comunicazione riesce a suscitare una spinta per il fare a nostra volta. Quindi il nutrimento dello spirito, secondo me, è proprio una cosa che può derivare dalle attività umane. L'arte, la cultura, la conoscenza, solo questo può garantire le condizioni per una società che possa essere produttiva, una società creativa, una società autonoma. E quindi il messaggio è questo: non si può parlare di lavoro in termini di servilismo, non si può parlare di lavoro in termini di abusivismo, non si può parlare di lavoro in termini di reclutamento. Bisogna spostare l'asse del discorso sulla responsabilità propria e sulla capacità di sapersi valorizzare per poter valorizzare il proprio lavoro e quindi il mondo che ci circonda. Vogliamo così condividere queste poche parole. Precariato ti cari alle vite. Precari, cari precari, contitolari, consuetudinari, precari bovari e ferroviari, precari cinquantenari, spesso impopolari, ma anche centenari, ma perché no, panchettari, a volte visionari, ma sempre umani, refrattari alle ingiustizie di molti plenipotenziari, parlamentari, quasi mai pubblicitari, con sempre maggiori onorari, evanescenti nel loro cerebellari ragionamenti, raramente popolari e meno che mai egualitari, questi precari involontari, scippati dei loro abbecedari, anche quando sono post-universitari. Molti sono correligionari, stavolta ci sono anche quelli crepuscolari, senza denari e sempre pendolari. La gente non si rende conto che spesso si è stazionari, ma che potremmo essere veramente straordinari e non solitari, tanto da diventare telenotiziari e concussionari, ma mai, mai ignari che i destinatari di tanta pubblicità siamo noi, infralunari, insulari e mezzi marinari. Non pensiamo di diventare prioritari, rari, ma spesso ci accontentiamo di essere gregari e non interstellari e circumpopolari. Non possiamo essere perpendicolari, con i divari sempre più familiari, talvolta confusionari, per poi accorgerci troppo tardi di essere stati traditi dai pupari. È necessario oramai pensare al presente futuro. Noi siamo oltre. Se no, perché siamo qui? Una ultimissima, ultimissima domanda. La performance di questa mattina e lo spettacolo stasera di Nino Racco, che impressione lei ha avuto? Cosa l'ha sorpresa di più tra comunicazione e interazione tra artisti e pubblico? Allora, intanto io devo dire che Pianopoli ha risposto, perché la manifestazione, diciamo, è una manifestazione che si rivolge all'area, ovviamente. Pianopoli è nell'interesse del sindaco, perché il sindaco tiene a dare la possibilità alla sua comunità di relazionarsi con il contemporaneo, quindi tutto quello che può comportare questo. Il pubblico ha accolto con curiosità, sinceramente con disarmo, quindi non abbiamo incontrato problemi o diffidenza, abbiamo incontrato grande curiosità, umiltà, ma anche grande intelligenza, ed è stato uno scambio reciproco, perché l'arte si valorizza soltanto se c'è chi la
fruisce e chi l'arricchisce con le proprie emozioni. E questo è capitato ed è stata una cosa meravigliosa che quindi ha dato inizio ad un rapporto collaborativo che proseguirà per l'estate con Pianopoli, ma soprattutto che dà sostanza a dei progetti che abbiamo messo in cantiere. E questo primo maggio è stato un pochino un lancio, è stato anche un modo per capire noi il nostro lavoro dove può arrivare insieme. E nel momento dell'incontro dibattito, perché durante la giornata c'è stato anche un incontro dibattito, un momento di riflessione, ma soprattutto di testimonianza, perché non era tanto un voler tematizzare in maniera nozionistico, intellettualistica sul tema del lavoro, oppure peggio quello che a cui siamo abituati, no? Di solito il tema in termini problematici e basta. In termini propositivi ci siamo preoccupati di chiamare a testimoniare, a portare la propria testimonianza, soggetti diversi che in diversi settori lavorano, operano in Calabria e che attraverso il proprio impegno, il proprio sacrificio e anche le mortificazioni, perché no, però riescono ad andare avanti a produrre. Quindi abbiamo avuto per esempio nel campo dell'informazione che Tiriolo come giornalista che ha coordinato, abbiamo avuto un ricercatore come Peppe Liberti, un fisico della materia, abbiamo avuto il signor Mangani o Mangani, adesso non vorrei dire una sciocchezza, comunque lui che ha un'impresa agricola che da anni con la sua famiglia porta avanti questo discorso ed è una realtà pianopolitana ma lametina ma calabrese. Abbiamo avuto Antonio Bruno Umberto Colosimo, che poi è anche il mio socio nell'associazione Astropramanto con il quale abbiamo organizzato questa cosa, a rappresentare la possibilità di poter lavorare attraverso la divulgazione. Insomma, e poi oltre a questo come base il pubblico che ha partecipato testimoniando le proprie esperienze ed è venuto fuori che la carica energetica che c'è nella nostra regione può veramente, non è che apre la speranza, apre la certezza che quando le persone si mettono in gioco le cose sono possibili. Ci vuole intelligenza, ci vuole umiltà, ci vuole cooperazione e si deve abbattere la logica del clientelismo e del potere. Ci può anticipare il suo prossimo progetto? Beh, intanto adesso procediamo con una programmazione estiva e questa è la nostra relazione con la comunità di Pianopoli. E poi la cosa immediata, non parlerò di cose grosse perché voglio prima essere certa dei passaggi. Di sicuro Pianopoli, nella volontà del sindaco, si candida a diventare un pianeta e stiamo già parlando di pianeta Pianopoli, un villaggio culturale. Però partiamo da quella che è una nostra idea, una cosa che noi in un certo senso abbiamo sempre abbiamo lanciato alla Mesia Terme con la nostra attività, che è l'arteteca. Infatti questi spazi sono i primi spazi dell'arteteca. L'arteteca è un'idea che parte dalla esigenza di coinvolgere il pubblico e di far arrivare l'arte al pubblico. Come? Facendo usufruire dell'arte come se fossero dei libri. Quindi una persona può prendere in prestito le opere, dialogare, viverle e l'acquisto è una cosa separata. Può esserci come non può esserci, quindi già distinguere questo elemento economico dall'elemento della semplice fruizione è un qualcosa di grandioso. Di arteteche in Italia non ne esistono, ce ne sono nate in Germania negli anni 30, ce ne sono diverse in Francia perché negli anni 80 si sono istituzionalizzate come centri di cultura contemporanea. Questa è stata una scoperta che ho fatto quando mi è venuta quest'idea, mi sono un pochino documentata, ho detto vabbè, non sono stata così originale perché in Europa esiste. Da noi no, ma non è questo l'importante, l'importante è la funzione. E questa è una cosa che in sostanza abbiamo lanciato stasera in questi spazi.